È un punto che vale, di quelli che magari sul momento fanno storcere un po' il naso, ma che alla lunga tornano buoni perché conquistati al cospetto di squadre di indubbio valore. Col Castel del Piano per poco non ci scappa l'impresa, ma forse sarebbe stato davvero una punizione ingenerosa per gli ospiti che al netto delle occasioni create avrebbero meritato miglior sorte. Era però importante dare continuità al proprio rendimento interno e muovere la classifica in una domenica nella quale da dietro si sono riaffacciate diverse squadre. Per l'occasione Lisarelli sceglie di tornare al 4-4-1-1 con Gambini alle spalle di Gaggiotti, unica punta, e con Montanari, preferito a Battistelli. In difesa si rivede Ercoli, in porta torna Lapazio ed è lui al terzo minuto a sventare la prima minaccia, con Zacco che approfitta di un errato retropassaggio proprio di Ercoli facendosi ipnotizzare dal numero 1 bianco-blu. La punizione di Siena, che si perde alta, conferma l'abbrivio favorevole rosso-blu di Ciucarelli, ma poi il primo squillo dalla parte opposta lo fa risuonare Cacciamani col mancino, con la palla che finisce alta sopra la traversa. Faticano i brancaioli a ripartire a far salire la squadra, anche perché il Castel del Piano pressa altissimo e dimostra di star decisamente bene a livello fisico. La manovra offensiva dei bianco-blu è invece abbastanza ingolfata e non produce occasioni da gol degne di tal nome. C'è da soffrire, con Sacco che in aria una calamita per la sfera e mezza sette, esterno classe 1999, che impegna una prima volta Lapazio bravo a distendersi sulla sua destra. Il copione però non piace a Lisarelli perché la squadra è troppo bassa e in mezzo al campo Mercous fa il bello e il cattivo tempo. Decide di cambiare modulo il tecnico bianco-blu mettendo Gambini a fare l'interno a destra e proponendo un più coperto 4-5-1, che però finisce per lasciare Gaggiotti sempre più isolati in avanti. L'unico a tentare il break è allora Cacciamani che replica sulla sinistra, tenendo la palla bassa ma impegnando relativamente Marianeschi da fuori. Insomma è sempre l'unico Perugino a menare le danze con Gaggiotti che tenta la battuta su calcio piazzato spedendo la palla a lato. Nel finale di tempo però ancora Lapazio protagonista, la palombella di mezza sette velenosa, il portiere di casa riesce a metterci i guanti alzando sopra la traversa. Il Baby Mario è un ultimo sussulto, ma lo 0-0 all'intervallo è orocolato per un Fontanelle Branca timido e poco reattivo. La reazione deve passare gioco forza per i secondi 45 minuti, ma l'avvio del Castel del Piano si dimostrerà se possibile ancora più deciso rispetto alla prima frazione. Mezza sette tenta la fortuna dalla distanza alzando appena la parabola, prima del break di Montanari che Gaggiotti però non sfrutta a dovere. L'occasionissima per il vantaggio la spreca Davide Sisani che di testa manda la sfera a lato di un soffio approfittando anche di tanta libertà nel cuore dell'aria. Insomma i perugini sembrano essere sul punto di sbloccarla, con Mari che impegna nuovamente Lapazio a terra, ma al tredicesimo una ripartenza orchestrata da Gnagni trova Montanari rapido e pronto all'uso sulla sinistra, con Mari e Tempesta che ritardano nella chiusura e Marianeschi beffato dal tocco di punta dell'esterno brancaiolo, quasi un colpo di futsal che vale il vantaggio e fa esplodere una Max sì lì decisamente abbacchiata. La seconda rete stagionale di Montanari convince Lisarelli ad aumentare i chili in avanti, con Emanuele Francioni che rileva Gambini. Dalla parte opposta però comincia la domenica nera di Paradisi che si divora l'1-1 tu per tu con Lapazio spedendo la palla a lato. Poco male perché al 23esimo ci pensa Sisani a ristabilire la parità, letale nella punizione che fa passare sotto i piedi della barriera, con la palla che accarezza il palo e finisce la corsa nel sacco. La bravura dei brancaioli sta nella capacità di reagire prontamente e dopo due minuti il Santa Barbara può nuovamente far festa. Il cross di Alessandro Gaggiotti dalla sinistra è una pennellata. L'incornata violenta e precisa di Francioni lascia di stucco Marianeschi e si infila all'incrocio. Con la Max che va in visibilio e il bomber che può finalmente gioire per la prima rete stagionale davanti al pubblico amico, con tanto di dedica ad amici e fidanzata presenti in tribuna. Francioni che poco dopo potrebbe anche bissare il tutto, ma il suo destra giro non scende abbastanza. Passato lo smarrimento, il Castel del Piano torna a far paura. Una mischia in aria fa arrabbiare la panchina ospite, ma l'intervento che conta è quello di Lapazio sul solito Paradisi, che torna a disperarsi. Lisarelli cambia, dentro Ubaldo Bettelli che si fa apprezzare con una conclusione da fuori prima dell'ennesimo intervento di Lapazio su Paradisi, con Ercoli che salva sulla linea sul successivo tentativo di Sisani. La porta Gubina pare stregata, ma al 39esimo Sacco brucia Ercoli sul primo palo firmando il 2-2, con Sisani nelle vesti di assistman e Roberto Francioni che lamenta un fallo ai suoi danni, proprio del numero 10 rosso-blu. Il rammarico è giustificato, ma il risultato non fa una piega. Ciucarelli e Lisarelli a fine gara si tengono stretti il punto. Ma direi che abbiamo creato tanto tanto, una di queste giornate altre volte magari avremmo perso, oggi direi che siamo riusciti a creare non so quanto, ma 10-12 palle gol e non voleva andare dentro. A un certo punto siamo trovati sotto, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto altre occasioni e non ce l'abbiamo fatta.
alla fine ci hanno fatto gol, siamo riusciti a rifare gol. Direi che per noi è un punto importantissimo perché, lo ripeto, una giornata come oggi perdi perché la palla proprio non voleva andare dentro, sembrava che era stregata. E loro che cosa devono fare? Loro hanno fatto proprio il top e noi invece abbiamo creato tantissimo, però oggi purtroppo ogni tanto accadono queste partite. E niente, adesso andiamo avanti, cerchiamo di guardare prima in basso per poi guardare in alto. Credo che possiamo migliorare in alcune cose, in alcune situazioni, soprattutto il primo tempo avremmo potuto fare qualcosa di meglio. Però nel secondo tempo invece abbiamo sviluppato meglio la manovra, abbiamo creato i presupposti per il vantaggio che poi è venuto e poi comunque di fronte abbiamo la terza squadra del campionato, quindi se i numeri parlano chiaro questa è una squadra in salute, in forma e in condizione. Io ho visto una squadra atleticamente preparata, tecnicamente e tatticamente messa benissimo in campo. Resta il rammarico, ecco, di averci raggiunto nel finale su una situazione in cui avremmo potuto gestirla meglio. Sisani è stato bravo a tenere botta, ha messo la palla in mezzo e poi ha fatto gol sacco. Però analizzando tutta la partita in maniera, voglio dire, secondo me abbastanza autocritica, il punto è buonissimo secondo me. Ma le paghiamo caro prezzo tutte quante le situazioni come dici te, una palla gestibile in maniera differente, abbiamo fatto fallo con troppa irruenza, è venuta fuori una punizione dal limite, siamo stati un poco furbi ad alzarsi, a saltare con la barriera, la palla è entrata piano piano l'MLM in porta. E sì, certo, vanno evitate tutte queste cose, però io ho visto una squadra, la mia, viva, dinamica, anche dal punto di vista fisico, atletico, e questo secondo me alla fine mi lascia comunque abbastanza speranzoso per il proseguo, tranquillamente.